Sono state ore complesse quelle vissute da Eva Enger ed il marito Massimiliano Caroletti, coinvolti in un grave incidente automobilistico in Ungheria. La coppia, a bordo di un'auto guidata proprio da Eva Enger, ha avuto uno scontro frontale in circostanze ancora poco chiare ed entrambi hanno riportato gravi infortuni e sono stati ricoverati in due strutture ospedaliere differenti. Meno fortunata la coppia di anziani a bordo dell'altra automobile. Stando a quanto riportato dal direttore di Novella 2000, l'uomo e la donna a bordo dell'altra auto, rispettivamente di 70 e 68 anni, non sono sopravvissuti all'incidente. La coppia è morta sul colpo, mentre Eva e Massimiliano sono stati salvati dalla cintura di sicurezza. Il marito di Eva Enger rompe il silenzio e lo fa sui social. Il post di Caroletti rassicura i fan sulle condizioni di salute della coppia. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali, dice, e poi aggiunge dettagli sulla dinamica dell'incidente di cui finora si sapeva pochissimo. Siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile, dice. Nessuna parola invece sulla coppia di anziani deceduta.